La Virtus Lanciano cade a Trapani nel turno infrasettimanale di Serie B. Il volo in Sicilia non è dei migliori per i colori rossoneri. Fuori per squalifica per le scorie post derby. Tre quarti della difesa titolare delle ultime sfide con capitan Mammarella, Conti ed Aquilanti, oltre all'attaccante Cerri. All'appello mancano anche Turchi e Gatto, non al meglio. D'Aversa non stravolge l'assetto tattico, ma le pedine in campo inevitabilmente sono diverse. Di Cecco viene abbassato terzino, Nunzella a sinistra, Amenta con Tröst al centro della difesa. A centrocampo invece tocca a Paghera con Vastola e Grossi, mentre in attacco Piccolo, Monachello e Pinato. Al cospetto dei frentani un Trapani alla ricerca di punti pesanti per il discorso salvezza. Osservato speciale Aureliano di Bologna, il fischietto della contesa che annullò lo scorso anno un gol a Mammarella proprio nella sfida tra frentani e siciliani al provinciale. Parte bene il Trapani, scambio rizzato Barilla con Barilla che conclude in porta, ma la palla termina in angolo. Proprio dagli sviluppi del corner nasce il vantaggio trapanese, tiro dalla bandierina, l'intervento di Nicolas è errato e la palla si ritrova sui piedi di Barilla che è lesto a mandarla in rete e a sbloccare il risultato. La risposta rossonera è immediata, cross di Nunzella per la testa di Monachello che indirizza la palla in porta, ma Gomis si salva. Ancora Virtus al minuto 13 con una conclusione di Piccolo che non va. I padroni di casa si fanno rivedere con il solito Barilla ben servito da Rizzato, ma anche in questo caso non va. L'acuto, l'ultimo dei primi 45 minuti della prima frazione di gioco, è Virtusino con una conclusione di Pinato e la palla però non supererà Gomis. Secondo tempo, l'avvio è del Trapani deciso dopo 60 secondi a mettere in cassaforte il risultato, ma Nicolas è bravo e salva su Barilla. Ancora un pericolo per il Lanciano con un disimpegno non ortodosso di Nunzella, ma Nicolas anche in questa circostanza si salva. I frentani si rivedono con Piccolo dalla distanza. Gomis non è impeccabile nella presa, ma è comunque efficace nell'intervento. Di nuovo Trapani, minuto 17, cross dalla sinistra, Curiale rimette al centro un pallone che non viene agganciato da Ciaramitaro. Il Lanciano dal ventesimo in poi entra in una fase di gioco piuttosto incoraggiante. Prima Grossi, poi la punizione di Piccolo che termina alta sulla trasversale, ancora Vastola, ma la pressione frentana però presta il fianco alle ripartenze fulminee degli isolani. Al 29esimo tocca Barilla andare vicino al gol, quindi la conclusione a rientrare di Falco che sfiora il raddoppio. Ancora Falco al gong del secondo tempo, ma Nicolas questa volta è molto reattivo. Poi solo 4 minuti di recupero e subito la mente, le gambe e soprattutto le ambizioni alla sfida di sabato al Guido Biondi contro una Ternana alla ricerca di punti salvezza. Ma fra 3 giorni il Lanciano vorrà certamente mettere la parola fine a questo torneo, ergo vorrà conquistare i punti dell'aritmetica tranquillità.